Un viaggio per immagini attraverso gli scatti di 5 fotografi di fama internazionale in 5 grandi baraccopoli dove sopravvivere è una sfida quotidiana, si intitola Urban Survivors e la mostra allestita da Medici Senza Frontiere nella Sala Carlo V del Maschio Angioino di Napoli, inaugurata oggi ed aperta al pubblico fino al 28 marzo. Il lavoro nelle baraccopoli per Medici Senza Frontiere è un lavoro relativamente recente, un lavoro che abbiamo cominciato a fare negli ultimi 10 anni, ma che in questo periodo ha preso una grande importanza perché seguiamo quello che è una tendenza che in qualche modo non può essere fermata, ovvero la tendenza delle popolazioni rurali a andare a vivere nelle grandi città. Ed è un lavoro che richiede competenze specifiche e anche una strategia dal punto di vista medico-umanitario specifica, perché evidentemente ci confrontiamo con situazioni complesse che derivano ad esempio dalla mancanza di acqua potabile, dalla mancanza di servizi igienici, ma anche dal fatto che molto spesso le baraccopoli sono luoghi di estrema violenza urbana, nonché sorgono magari su terreni fortemente inquinati. Nata nel 1971, Medici Senza Frontiere è un'organizzazione impegnata in oltre 60 paesi del mondo per offrire assistenza medico-sanitaria alle vittime di guerre, catastrofi ed epidemie. L'esposizione accompagna i visitatori nel cuore di grandi bidonville, in Bangladesh, Pakistan, Sudafrica, Haiti e Kenya e documenta una realtà di povertà estrema. Malnutrizione, malattie e assenza di condizioni igienico-sanitarie in questi luoghi rendono difficile persino la sopravvivenza. Queste foto, che sono foto naturalmente molto belle dal punto di vista artistico, sono però anche foto che ci parlano di una grande questione, che è la questione sociale del nostro tempo e del mondo globale, in questo mondo sempre più diviso in una privilegiata minoranza di ricchi e una stragrande maggioranza di umanità dolente fino al punto di diventare scarti umani, di essere rifiuti tra i rifiuti della società affluente. Sabato 8, 15 e 22 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:30, i volontari del gruppo di Napoli di Medici Senza Frontiere illustreranno ai visitatori le loro attività. La mostra Urban Survivors resterà aperta dal lunedì al sabato fino al 28 marzo, dalle 9 alle 19.